un minimo di godimento e di gioia per la nostra nazionale italiana. Dai, due partite che almeno ti danno un minimo di consolazione, visto comunque il fatto che non faremo il mondiale, il fatto che andava tutto male, il fatto che doveva sempre inventarsi delle formazioni perché problemi, infortuni, defezioni, casini. Almeno abbiamo fatto la nostra, cioè la nostra figura rispetto anche ad altre nazionali che devono pensare al mondiale, che però hanno fatto peggio. Però, quindi dai, si può dire che abbiamo fatto bene. Non so se avete visto le Sì, io partite. tutte e due le ho viste, Cor. Anto, Fabri. L'Elenic. Io le ho viste tutte e due. Bobo. Ho visto un po' di highlights qua. No, ero stato di vedere Inghilterra. Tocca a me, sto giro l'hai visto l'Italia. Ho visto un bel giocatore davanti, il Raspa. Sì. Devo dire, l'ho visto bene, anche dal vivo, perché dal vivo quando sei lì li vedi diversamente rispetto alla TV. L'ho visto bene. Mi sto bene, sono contento, ha fatto un grande, grande, grande gol. Perché lo stop, la protezione della palla, poi la girata sul secondo palo, un gol da grande campione. Secondo me, il gol, come Sì, l'ha sì. fermato, come ha fatto l'azione. Ed è bravo a giocare, è bravo a giocare, molto bravo. Quindi io ho scritto al Camel, quando te l'ho scritto? Dopo la Me l'hai partita scritto o... dopo la partita a metà tempo, tanto l'ho detto ieri e l'hanno ripreso tutti giustamente. A metà tempo della partita con l'Ungheria, quando aveva fatto il Sì, ti ho gol, scritto esatto, mi hai detto: abbiamo trovato un il nostro attaccante, attaccante. L'abbiamo trovato. E secondo me lui ci darà delle soddisfazioni perché secondo me è molto bravo. Anche in aria, grande, grande qualità. E gioca bene anche con l'Inghilterra, che comunque gioca con l'Inghilterra è difficile perché è una grandissima squadra. Comunque non ha fatto molto bene, ha fatto molto bene, sa giocare i tempi. Quindi ho scritto dopo il gol con l'Ungheria. Abbiamo trovato un attaccante, così l'ho scritto. Mi è piaciuto molto lui e anche Di Marco. Devo dire che Certamente. qui Sono stati i due gliel'ho migliori. dato anche al Camel, che è molto molto bene, cioè tecnica, personalità. Poi tre quarti lui il cross lo mette, va bene perché c'è un gran piede. Crossa è veramente forte forte, crossa la mette dietro le linee dei difensori, bella tesa. Quindi due grandissime novità. Visto due che poi Gigione, il portiere, l'ho sempre considerato già quando ha vinto l'Europeo uno dei due o tre più forti in Europa, quindi è in forma, è in forma. Quindi quei tre l'ho visti molto molto bene. Antonic, Anto? L'hai vista Nick tu con Sì, l'Inghilterra? l'ho visto. Vai, Dimmi un vai, vai, vai! po', Nick. No, fa ancora più rabbia non andare al mondiale, perché da quando c'è il Mancio, come concetto, sono tantissime le partite belle che abbiamo fatto con squadre più forti. Adesso ha cambiato modulo, 3-5-2, ma non conta, perché comunque la squadra era aggressiva, recuperava bene palla, subito verticalizzava, come abbiamo detto sulle fasce, andavano anche Di Lorenzo, bene, bene. C'era proprio la squadra alta che non soffriva molte volte, anche l'Inghilterra, cavolo, con l'Inghilterra è una signora squadra, anche se è un po' in difficoltà, però alla fine ci sta che Donnarumma fa le parate, però come concetto le due partite l'Italia ha cercato di creare gioco, aspettava molte volte, cercava l'imbucata giusta. Raspadori bene, anche se capisco quello che dice Mancio, dice fra 2 anni Raspadori e Gnonton saranno perfetti, perché comunque vedo ancora quando devi creare l'ultimo passaggio, qualche stop sbagliato, puoi fare molto più male secondo me, devi sbagliare un pochino meno secondo me nel controllo alcune volte gli attaccanti, però come concetto a me mi è piaciuto tanto e fa rabbia che in quel momento del mondiale cruciale non erano in forma tanti giocatori. Avevamo sempre il problema del gol, però cavolo, sono 50 partite che ha fatto il Mancio, ne avrà fatte 42 quasi perfette. E poi ci sono squadre più forti di noi, però così non possiamo fare altro che migliorare come concetto. E quindi sono contento per queste due partite. E poi ti vai a giocare comunque la Final Four, che sempre mentalmente ti aiuta. Allora, vado io, Sì. Lele. Allora, per quanto riguarda la prima partita. Allora, io lascio sempre qualche margine perché l'Inghilterra è delusione, grandissima delusione. Retrocesso, Infatti, ed è giusto che nella retrocede, Serie B Nation League. è giusto anche che Southgate lo mandano a casa perché non può ridursi a fare queste figuracce qua. Anche se lui l'Europeo ha fatto benissimo.
perché sì. Poi con una squadra del genere non puoi fare queste figure qua. Se tu fai figure, giustamente, non puoi cacciare 30 giocatori, mandano via l'allenatore. È un modo di dire. Io già oggi si parlava che lo possono mandare via dopo il mondiale, però a noi importa poco. Per quanto riguarda l'Italia, ovviamente Bobo prima diceva i complimenti a Di Marco, a Raspadori, a Donnarumma. Io penso che i complimenti principali vanno fatti all'allenatore, Bobo, all'allenatore, perché con una bufera clamorosa che si è abbattuta su di noi, che non siamo andati al mondiale, lui ogni volta che parla, parla con grandissima amarezza per non essere andata al mondiale, ma allo stesso tempo sempre di gran fiducia. E oggi per l'ennesima volta ha detto, tenterò di vincere il mondiale 2026, perché è sempre grande ottimismo. Però poi la materia prima, Bobo, mi manca. E vado poi nello specifico. Ok, mi dici, un attaccante l'abbiamo trovato. Io penso che poi queste partite qua contano il giusto. Mi danno poco queste partite qua. Puoi anche giocare con la Germania, con la Francia, quando sono amichevoli, che non conta, la National League non conta una minchia. Fino a quel momento là, Bobo, che ha fatto un grandissimo gol. Sono d'accordo con te, ha fatto un gol da campione. L'organizzazione, lo stop, eccetera. Fino a quel momento là aveva toccato una palla e basta. Quello stop sbagliato il primo tempo. Non aveva fatto bene. Poi ovviamente è semplice andare a vedere quando fai un gol della Madonna, ripeto, ragazzino, ha fatto un gol bellissimo. Io da un lato dico che l'attaccante l'abbiamo trovato, lui. Però serve un 9. Quello che abbiamo visto, secondo me, è una nazionale che se è in difficoltà tira fuori il meglio. Quando hai pronostici a favore e la storia dell'Italia non fa bene. La nazionale, se hai pronostici a favore, non fa bene. È la nostra storia, ragazzi. Cioè, è la nostra storia. Quindi c'era da dare un segnale, è stato dato a livello tattico, a livello di compattezza, a livello di spirito, a livello di gioco, a livello di soluzioni inventate. Perché, ragazzi, l'Italia è andata a giocarsi il primo posto per la Final Four di Nation League con Raspadori Gnonto. Cioè, caspita. Cioè, c'è gente gioca con Kane, Lewandowski, cioè con questi ragazzi qua. Benzema. La Francia, che non è nella Final Four, la Francia non è nella Final Four perché è andata alla Danimarca di un commovente, meraviglioso, stratosferico Eriksen. Christian Eriksen, ok? Quindi noi ce la troveremo in Olanda. La Francia non ha vinto, cioè, quindi tutte nazionali che preparano il mondiale, attenzione, questo va detto, preparano il mondiale. Pure l'Inghilterra, però dopo si crea problemi, si creano difficoltà, gli allenatori vengono messi in discussione, la Germania che ha due squadre, voglio dire, se non pareggia la partita. No, Lele, se la Danimarca non va alla Final Four, chi va? Olanda c'è, Olanda, Italia, Croazia e Spagna. E Spagna, sì. Ok, quindi perché la Croazia è nel girone da Danimarca. Esatto. Olanda, Croazia. Spagna che ha vinto grazie al gol dell'ex terzino della Juventus. No, Morata. No, terzino attuale. Quindi per dire, no, allora, quello che dico io è che la Germania, che se non fa l'errore pop dell'Inghilterra, la Germania è quarta, retrocede. Chiaro.